Amici di Strada DJ, buona serata. Sono le 18 del 18 dicembre 2020. Stasera sono parecchio emozionato e poi nel corso della puntata capirete perché. Io sono Stefano, naturalmente dovreste conoscermi. Questa è la mia web radio Strada DJ. Sono pronto a dare inizio alla nuova puntata della rubrica Mondo Donna, rubrica che dovreste aver imparato a conoscere, la rubrica che va in onda ogni venerdì e che faccio insieme alla mia cara amica Anna. Ciao Anna, benvenuta. Ciao Stefano e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Buonasera. È come sempre un piacere per me averti, Anna, al mio fianco nella conduzione della rubrica che in realtà abbiamo ideato insieme, quindi è una rubrica di tutte e due, non solo di Stefano, non solo di Strade DJ, perché difatti la rubrica va in collaborazione anche con Cecilia Buona e il tuo meraviglioso blog. E così abbiamo ideato questa Mondo Donna, dove diamo spazio appunto al mondo femminile. Lascio subito a te la parola per presentarci l'ospite di serata. Ecco, stasera con noi c'è Palma Marino Aimone, Diversity e Disability Manager Sidima. Buonasera Palma, come stai? Salve, bene, grazie. Sono veramente contenta e vi ringrazio di poter condividere, diciamo, questo spazio con voi. Grazie mille. L'onore, guarda Palma, di averti qua con noi questa sera, e parlo a mio nome naturalmente, è davvero tutto mio. Dopo numerosi contatti telefonici che io e te abbiamo avuto, finalmente siamo riusciti a vederci, seppur a distanza, e quindi a fare questa nostra puntata insieme. Però io, Anna, ti cederei subito la parola per la domanda che utilizzi sempre per rompere il ghiaccio. E beh, oggi ho invertito un po', l'ordine delle cose, perché Palma ha una bellissima storia da raccontare personale e può anche essere da esempio per molte donne. Ed io oggi, come prima domanda, voglio un po' cominciare alla rovescia e partire dalla Palma di oggi, dalla donna che sei oggi. Se tu dovessi descriverti oggi, come ti racconteresti? Chi è Palma Marino Aimone? Allora, oggi sono una donna realizzata nel lavoro, realizzata nella famiglia, realizzata nei rapporti sociali, che sono quelli che mi hanno dato, diciamo, sempre la spinta, è stata un po' la leva della mia vita, no? Le amicizie, la condivisione, ed è il motivo per cui sono qui. Perché in realtà raccontare le storie, condividere, significa arricchirsi, significa poter carpire, no, qualche elemento in più che nel tassello della propria vita potrebbe far funzionare qualcosa. Quindi assolutamente è un racconto di quello che sono appunto che è stata la mia vita e quelle che sono poi le mie battaglie, il mio impegno, se così vogliamo dire, no? Quindi oggi devo dire, allora io per natura non sono mai una persona soddisfatta, cioè nel senso che c'è sempre qualcosa che mi stimola ad andare avanti, però se mi guardo indietro, effettivamente, insomma, di progressi ne ho fatti tanti, orgogliosamente, con l'aiuto, ripeto, degli amici, con l'aiuto della famiglia, perché è importantissima, e proprio perché la partenza di questa mia vita in realtà è stata una partenza svantaggiata, come si dice, no? Quando oggi non si usa più il termine handicap, meno male che non si usa più, o quindi non si dovrebbe usare più, però diciamo, avere una disabilità, diciamo, congenita, e quindi avere un handicap significa in qualche modo partire con un certo svantaggio che si cerca sempre di colmare poi nel corso della vita. E per cui oggi devo dire, insomma, più di ieri ci sono riuscita, dopo tanti alti e bassi che si sono verificati in tutti i campi. Però c'è qualcosa che mi ha sempre sostenuta, come dicevo, cioè quello che è l'amore di chi
di chi ti sta intorno. E poi permettetemi di dirvi che diciamo, la realizzazione personale, lavorativa è importantissima, ma un contributo veramente forte lo ha dato, diciamo, sia il compagno mio di vita che mia figlia, ovviamente. Quindi sicuramente è lei dove, diciamo, riposto tutte le mie speranze in qualche modo, ma speranze di cosa? Di avere un futuro veramente inclusivo, ecco, per non permettere a lei o comunque chi vive una condizione di fragilità di trovarsi nella situazione in cui appunto mi sono trovata io un po' di anni fa, sia da un punto di vista medico, perché appunto non c'erano la ricerca, ecco, la ricerca ancora era a un livello non così avanzato come oggi, soprattutto su quelle che sono appunto le malattie genetiche rare, perché appunto la mia è una displasia ossea rara e che al tempo non era né diagnosticabile né diciamo intercettabile, per cui assolutamente, insomma, sono stata sotto certi punti di vista penalizzata. Io colgo l'occasione veramente proprio perché ci tengo tantissimo alla ricerca nel dire che è importantissimo sostenerla e quindi sostenere tutte le iniziative che poi questa settimana per esempio è dedicata a Teleton. L'avverto in particolare, cioè particolarmente, ecco, la ricerca dà veramente un grosso contributo. Quindi oggi sono così, mi sento così, insomma, realizzata con possibilità di ulteriori sviluppi. Perfetto, Stefano. Cara Palma, per quel che riguarda la mia prima domanda, io volevo rimanere alla tua attualità, però volevo farti una domanda usando due parole: diversity manager e disability manager. Chi è questa figura di cui appunto questo è il tuo lavoro? Quindi spiegaci un po' chi è questa figura, spiegaci quindi un po' la tua professione. Allora, questa è una figura nuova. In realtà, una figura arrivata da pochissimi anni in Italia, e per darvi quindi un primo accenno, è un facilitatore, il Diversity and Disability Manager. Un facilitatore è di cosa? Del contesto organizzativo in cui viene a trovarsi, e è un facilitatore dell'inclusione di tutte le forme di diversità. Ovviamente mi direte, c'è bisogno di un facilitatore? Sì, c'è bisogno, secondo me e secondo chi sostiene questa figura professionale, come la SIDIMA, la Società Italiana Disability Manager, ce n'è bisogno laddove le soluzioni e comunque il contributo a una cultura inclusiva può essere avvantaggiato, cioè se ne può avvantaggiare. Immaginiamo l'ambiente lavorativo, io mi occupo in particolare appunto di inclusione nel mondo del lavoro. Se all'interno di un contesto aziendale esiste una persona che ha una competenza, e parlo quindi di competenza, per includere, quindi inserire nel contesto aziendale, valorizzare quindi in tutto il processo appunto di integrazione lavorativa la persona con disabilità, il processo ne giova, ma non ne giova soltanto la persona con disabilità, ma anche per esempio i caregiver, cioè le persone che assistono, no? Che all'interno di un'azienda che hanno appunto assistono persone con disabilità. E proprio perché è portatore di quelle competenze, il disability manager, che partono dalla condizione delle persone con disabilità, ma in realtà avvantaggiano tutta l'azienda. Perché tutta l'azienda? Perché in realtà è quello che è il concetto di diversità, di disabilità, non riguarda soltanto un discorso circoscritto di persone. Sì, possiamo pensare alla persona con disabilità perché ha una disabilità, non so, congenita, oppure una disabilità, no, acquisita nel corso della vita, ma c'è cioè, un fatto sociale, no? Come per esempio l'invecchiamento della popolazione,
Quindi noi invecchiamo, quindi anche a livello lavorativo ci sono delle problematiche che in qualche modo possono far transitare le persone nell'alveo della disabilità. Ancora, le malattie oncologiche, no? Quante persone sono affette da malattie oncologiche? Quindi questo cosa ci fa capire? Che in realtà il concetto di disabilità e poi le altre forme di diversità, l'essere donna, per esempio, oppure appunto la diversità quindi generazionale, la diversità culturale, ecco, diventano tutti fattori che se non sono gestiti da una persona competente, possono diventare degli stereotipi e quindi, ecco, impedire quella che è una reale inclusione. Altrimenti la persona formata, la persona competente può, ripeto, facilitare questo discorso a vantaggio di tutta l'azienda o di tutta l'organizzazione. Oggi si parla tanto di smart working, si parla tanto di work-life balance, cioè di bilanciamento della vita, no? La salute e la vita lavorativa. Ecco, il disability manager utilizza in realtà questi strumenti per arrivare alle persone più fragili, ma poi in realtà ne beneficia. Diciamo tutti, il disability manager, il mio amico carissimo e presidente della SIDIMA, Rodolfo Dalla Mora, è un disability manager del comune di Treviso, per esempio. E lì che cosa fa il disability manager? Facilita l'accessibilità fondamentalmente delle persone con disabilità. Quindi addirittura abbiamo contesti in cui sentivo dire esiste il manager della felicità. Cioè, laddove i processi, ecco, sono facilitati, sono sicuramente ben accetti. Ora, io non dico, non metto sullo stesso piano, perdonatemi, il manager della felicità con diciamo, il disability o diversity manager, perché si inserisce in un contesto molto più concreto, più pratico. Oggi la disoccupazione delle persone con disabilità e l'inclusione sociale continua ad essere diciamo, un problema, insomma, abbastanza elevato e soprattutto in questo momento di pandemia, diciamo, a risentirne, mi spiace dirlo, ma a risentirne lo saranno anche le persone con disabilità che cercheranno di approcciare al mondo del lavoro, proprio per quella che è una normativa che in qualche modo verrà congelata, cioè è tuttora congelata per via proprio della crisi economica. Quindi queste sono professionalità che a mio avviso e avviso appunto della SIDIMA possono contribuire, ecco, non è che sia la bacchetta magica, ma contribuire laddove, ripeto, le persone affrontano un percorso formativo. Infatti noi facciamo docenza presso le università, fondamentalmente per dare queste competenze a chi deve gestire in maniera manageriale la disabilità. Ma attenzione, gestirla in maniera manageriale non significa che si fa filosofia all'interno delle aziende o all'interno, no, si coordinano appunto le persone, ingegneri, architetti, terapisti occupazionali, per esempio, per poter eliminare le barriere architettoniche, per poter garantire, capite? Quindi si fanno delle operazioni pratiche, ecco, poca filosofia e molto senso pratico. Di strada però ne abbiamo ancora da fare perché la figura non è ancora riconosciuta, però come SIDIMA, diciamo che stiamo avendo stiamo aprendo, ecco, delle strade alla ricerca sulla figura professionale e con delle azioni pratiche che stiamo portando avanti appunto con le aziende, senza fare marketing anche qui. Attenzione poi a come viene anche strumentalizzata la figura, perché oggi pur di fare, diciamo, le aziende specialmente, insomma, pur di far vedere che il loro brand è un brand inclusivo, e ricordiamo che il brand inclusivo paga, ecco, molto spesso fanno appunto attività di marketing, quindi assolutamente
cerchiamo di intraprendere la carriera giusta. Poi questo è un punto di partenza, eh? È un punto di partenza. Io mi auguro che tra qualche anno non ci sarà più bisogno di qualcuno che abbia una competenza specifica, perché siamo tutti così competenti e acculturati su quella che è il mondo della disabilità e della diversità, che tutto ci sembrerà molto più semplice e ne sono convinta, perché vedo già una differenza di approccio da quello che era la mia infanzia, la mia adolescenza alla disabilità e la diversità e quello che è l'approccio per esempio, di mia figlia, della generazione di mia figlia. Quindi bisogna crederci, ecco, e lavorarci su. Mi permetto, Palma, di essere d'accordo con te su tutta questa riflessione, specialmente, non specialmente, ma dell'ultima parte, perché sono anch'io d'accordo con te quando dici che si è fatto tanto, si deve ancora fare tanto, ma grandi passi sono già stati fatti. L'augurio è, anche dal mio punto di vista, che in futuro ci sia meno bisogno, perché la figura non deve sparire. Cioè, però ci sia meno bisogno di una figura come la tua. Anna? Sì, io ho cominciato chiedendoti chi è oggi Palma Marino Aimone e tu hai accennato alla tua infanzia. Ecco, appunto, vorrei adesso raccontare la Palma bambina per cercare anche di capire come hai vissuto la tua patologia. Prima di tutto spieghiamo che cos'è la tua patologia, displasia ossea 3M, se non sbaglio. Sì, questa è una definizione che si trattasse di una displasia ossea, me ne ero, diciamo, accorta, però appunto non è stata diagnosticata prima. Poi c'è questa variante, che vuol dire, non so in particolare cosa differenzi, diciamo, la displasia ossea ordinaria, ma in realtà ce ne sono, diverse forme. E sì, è una mutazione genetica che è quindi intervenuta, insomma, da genitori sani, quindi ha lasciato un po' spiazzati quello che erano giovani genitori appunto del tempo, no? Parliamo di 50 anni fa, quindi assolutamente, insomma, era un momento molto diverso appunto anche dal punto di vista della ricerca. E quindi è diciamo una forma di una patologia che comporta una bassa statura, oppure, come dice mio marito, ma non sei bassa, sei slanciata verso il basso. Quindi, no, diciamo, le cose le guardiamo da un altro punto di vista. È una bassa statura e delle problematiche a livello proprio dell'apparato scheletrico, no? Quindi una scoliosi, quindi che era progressiva e quindi tendeva a schiacciare la colonna sugli organi interni, quindi compromettendo appunto l'apparato respiratorio. E qui ho dovuto subire un intervento con una preparazione, una riabilitazione che allora si faceva in questo istituto Dognocchi di Roma, che attualmente è stato un po' modificato, e lì sì, io ho trascorso in realtà tre anni in cui vissuti dalla lontananza comunque dalla mia famiglia che non risiedeva a Roma, e gli spostamenti prima erano molto più difficili, quindi stiamo parlando appunto di un po' di anni fa. E ovviamente anche lì, insomma, immaginate una bambina piccola, lontana dagli affetti, subire dei trattamenti che erano dolorosi, perché c'erano questi busti di gesso, no? Che comunque o con delle viti che cercavano i fianchi, che cercavano di allungare, la colonna vertebrale, o comunque, insomma, essere ingessata tutta la vita non è simpatico. Dopodiché, ho appunto subito l'intervento, qualche anno di riabilitazione, però era un contesto pesante, pesante per una bambina. Tanto è, insomma, che quando poi sono uscita da lì, diciamo che non riuscivo a carpire i colori del mondo che mi circondava. Quindi, insomma, è stata pesante. Cioè,
quindi avere la percezione di quello che mi circondava in bianco e nero. Quindi sicuramente è stato traumatizzante, però ecco, ecco perché anche oggi ricerco molto e sostengo molto i caregiver, perché in qualche modo, beh, il caregiver è proprio chi fa assistenza, però la famiglia ha una funzione fondamentale e sono stati bravissimi nell'assecondare quello che poi è stato un carattere tosto, diciamo, sotto questo punto di vista, quindi che mi ha portato poi avanti, però mi hanno sorretta veramente tanto, sia i miei genitori che mio fratello, poi chi più chi meno, no? C'è mia madre che è più come un po' la maggior parte delle madri, un po' chioccia, e invece mio padre che mi spingeva, cioè mi spingeva in tutte le mie imprese, come quella appunto di prendere comunque motorini oppure cioè guidare motorini o biciclette. Però insomma, vi faccio un po' ridere da questo punto di vista, però immaginate portare un motorino, no? Il motorino, avendo io un accorciamento al lato sinistro, se andavo con il lato sinistro, comunque anche una problematica alla gamba, quindi nel momento in cui mi fermavo, non dovevo mai fermarmi portando il motorino, diciamo, sul lato sinistro. Quindi c'era anche lì dovevo portare un accomodamento in qualche modo. E la cosa, diciamo, bellissima era quando portavo mia cugina dietro e gli dicevo: Nicla, si chiama, quando mi fermo tu metti giù le gambe, così lei, capito, fermavamo il motorino in una posizione che non poteva danneggiarmi. Questo per dirvi quanto la complicità e il desiderio di non rinunciare a niente, o quantomeno quello che si poteva fare, ecco, quella consapevolezza. Così come non sono stata mai, diciamo, invidiosa in qualche modo gli amici che insomma sognavano di mettersi una famiglia. Io all'epoca non ci pensavo, c'erano ancora troppi gli ostacoli che dovevo superare prima di pensare a una realizzazione, insomma, a una famiglia o addirittura a una figlia, insomma, quindi per gradi ho alzato l'asticella un po' alla volta, poi come si Adesso dice, insomma, mi ha detto abbastanza bene e quindi. è scomparso Stefano, ma io conto che torni in breve perché credo che abbia avuto qualche problema tecnico. Credo di sì. Stefano torna. Vediamo un po' se riesce a risolvere. E intanto, sì, lui cercherà intanto di risolvere sicuramente. Eccoti. Eccomi qua, ci sono, perdonatemi, è saltata la mia connessione di brutto, pensavo che facessi questa diretta Ogni stasera. tanto ci vuoi fare questi scherzi per vedere poi noi come reagiamo. Ma Reagiamo? noi stavamo Oppure andando avanti. oggi fare connessioni, ragazzi, è una cosa È incredibile. un po' una giornata Oppure particolare per la l'ignoratuto connessione. ha scosso un attimino, no? Cioè, col motorino proprio non me l'aspettavo, la palma sul motorino. Il Non. motorino ha scosso la connessione più che Stefano, perché Stefano era molto contento di sentire questo racconto, ma purtroppo la connessione non gliel'ha permesso. Prego. Ti racconto quello che ti sei perso. Allora, Stefano, volevi continuare tu? Volevo continuare, sì, perché sai, Palma, che io sono un esperto, no, ma sono un appassionato di comunicazione. Come lo è Anna, perché recentemente, tra l'altro, sono anche diventato giornalista, quindi sono un appassionato di Bravo, bravo. comunicazione. So che tu collabori o lavori anche con la TV di Stato, quindi volevo capire un po' da te anche questo aspetto, di cosa ti occupi nella TV di Stato. Allora, nella TV di Stato mi occupo di appunto disability management, quindi un anno fa è stato annunciato appunto dall'amministratore delegato l'introduzione di questa figura in azienda e ho potuto quindi dare il mio contributo. Quindi stiamo lavorando per questo motivo, tenendo presente, insomma, voi avete ben presente che per la TV di Stato, diciamo, c'è il mondo relativo ai dipendenti,
quindi proprio come dipendenti o come caregiver, quindi all'interno dell'azienda, e poi c'è tutto il settore pubblico radiotelevisivo, quindi l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'autodescrizione e tutti gli altri programmi dedicati o comunque programmi inclusivi, accessibili, ecco, accessibili. E questi sono due canali diversi. Io attualmente lavoro appunto presso questa funzione, nuova anche questa, e quindi insomma spero di contribuire al meglio. E diciamo, speriamo che possa essere anche i programmi possano in qualche modo rientrare in un contesto più ampio, insomma, di visione, che mettono un po' insieme tutte e due le sfaccettature, quindi quelle dei programmi e quelli dei dipendenti, che attualmente insomma sono due realtà. Ci sono arrivata tardi in realtà in questo mondo, quando appunto si è chiuso quello che è il percorso lavorativo che invece ho diciamo ho svolto per anni, quindi per una quindicina di anni presso un'agenzia per il lavoro. E dove insomma ero arrivata anche ad una diciamo ad un ruolo abbastanza rilevante, quindi partendo da un collocamento obbligatorio, quindi ho fatto lì le mie battaglie, si è chiusa questa esperienza, e lì, ecco, lì ho incontrato poi tutte le difficoltà, come appunto avevo già detto, proprio le difficoltà di essere una donna, una persona con disabilità, una persona con un'età non più giovane, no? Perché sapete che l'ambiente lavorativo, comunque, cioè il mondo lavorativo, in qualche modo avvantaggia e penalizza determinate fasce di età. E quindi con tutto il mio background, perché insomma 15 anni insomma, non, di gestione delle risorse umane, ho avuto una serie di difficoltà. Però ecco, adesso, perché lì c'è stata una sorta, un periodo di grossa disperazione, disperazione, perché per me è sempre la realizzazione lavorativa, l'avevo messa proprio al primo posto, e continuo a ritenere che il lavoro dà dignità alle persone, quindi alla persona, in qualsiasi forma appunto di condizione. E poi da lì, visto che insomma ho sempre. Sono sempre stata incline alla ricerca, ho un attimino cercato di capire quali potessero essere i miei punti di forza in quel momento, considerando le grandi difficoltà, e ho incrociato appunto la Sidima e Rodolfo Dalla Mora. Io glielo dico sempre, incontrare una realtà del genere, dove veramente abbiamo potuto contribuire a un certo cambiamento, è stato un qualcosa di fondamentale, e queste competenze poi, ripeto, le ho potute spendere e le sto spendendo anche in Rai, ovviamente con ruoli diversi. Capite che un'azienda così grande ha una gestione che non è equiparabile a quella appunto dell'associazione, che essendo appunto piccola e muovendosi specificatamente in un determinato settore, è più agile nel movimento, e quindi si riescono a fare grandi cose. Però ecco, l'attività sinergica, condividere rete, condividere competenze, mi sta dando delle soddisfazioni, e spero che dia delle soddisfazioni anche a chi poi viene in contatto con me e con la propria rete. Cioè, tante persone hanno trovato un loro lavoro anche, cioè inteso in questo senso, cioè uno scopo per dire: ma c'è questa figura professionale nuova, voglio investire. E non è poco, secondo me, non è poco. Ascolta, ascolta Palma, io ti vorrei, visto che tu hai la tua esperienza personale da un lato e dall'altro comunque con il tuo lavoro conosci molto bene quali sono le situazioni e le dinamiche per quanto riguarda la disabilità nel mondo del lavoro e anche poi della vita sociale in generale. Ecco, secondo te, una donna che ha una disabilità, che vive una condizione di disabilità, deve affrontare delle criticità maggiori
nella vita sociale e nell'ambito lavorativo rispetto ad un uomo che ha la stessa disabilità? Cioè, trovi o hai notato che ci sia qualche difficoltà in più per una donna? Sì, l'ho notato, devo dire, sì, alla fine anche vissuto sulla pelle, come vi dicevo, proprio perché esiste ancora oggi, cioè la diversità di genere comunque condiziona. Poi dipende dagli ambienti, dipende però, attenzione, cioè, è anche poi l'atteggiamento proprio che è fondamentale, eh. Superare determinati gap che lo sappiamo ci sono, però è importante anche come ci poniamo noi, cioè come persone, a prescindere dalla condizione, a prescindere come l'essere donna, l'essere uomo e quant'altro. Quindi, cioè, ripeto, io sono riuscita nella situazione, insomma, nella vecchia azienda. Comunque, ero una donna con appunto disabilità. Comunque facevo parte appunto del management, per cui ci sono arrivata, quindi significa che non è mai tutto assoluto, è sempre un discorso relativo. Sicuramente sono fattori importanti, l'essere donna è associato ancora oggi appunto a uno stereotipo di debolezza, di inferiorità, e invece gli studi ci portano in tutt'altra direzione, cioè la capacità organizzativa e pratica delle donne, Stefano, non me ne volere, ma cioè il cervello di una donna è multitasking, il cervello di un uomo è più a compartimenti. Però questo, se vogliamo, ecco, faccio anche un po' la battuta, cioè esistono funzionamenti diversi, no? Quindi, però questa diversità deve essere in qualche modo rispettata. Io sono contraria alle quote rosa, non al collocamento obbligatorio, cioè tutto quello che viene imposto, perché nel momento in cui vedi che ci sono dei gap culturali, la cultura deve essere assecondata, un po' imponendo, un po' invece cercando di favorirla e quindi incentivarla. Però sì, esistono, altrimenti appunto non si parlerebbe di diversità di genere, altrimenti non tante aziende diciamo investirebbero in progetti, appunto nella diversity, e ci sono progetti proprio per portare le donne sempre in posizioni più alte. Poi la donna ha scontato negli anni il fatto, per esempio, di non avere delle situazioni familiari, no? Che potessero in qualche modo agevolarla, no? La mamma con sempre un discorso mamma. E sì, anche qui vi dico, ha pesato, cioè la difficoltà nel gestire la carriera lavorativa e la carriera, in qualche modo qualcosa poi si perde. Però io sono nella complementarietà dei ruoli, nella sinergia di azioni e di persone, compensandoci, secondo me, possiamo comunque equilibrare quello che è un rapporto fatto di uomini e donne, di persone con diversità e quant'altro. Però bisogna investire molto nella cultura. E devo dire, questa è una considerazione che oggi faccio con maggiore consapevolezza rispetto a qualche anno fa, forse l'età, sicuramente l'età, no? Ma mi rendo conto che la cultura è importantissima, cioè competenza, investire appunto nella cultura, nella condivisione. E soprattutto in un momento come quello storico, come quello di oggi, dove la comunicazione, che ama tanto Stefano, va veloce. E allora, se va veloce la comunicazione, vanno veloci anche i pensieri, insomma, la condivisione di idee. Anzi, forse a volte anche troppo, ci sentiamo anche troppo bombardati, no? Ci arriva di tutto, quindi dobbiamo fare l'operazione inversa, selezionare quelli che sono i messaggi che arrivano, ma sono veramente fiduciosa. Ecco, fiduciosa sì, qualche anno fa no, però oggi lo sono, perché abbiamo tanti strumenti a disposizione e tante persone a disposizione.
Ecco, sicuramente la parola chiave per arrivare a una vera inclusione che non debba essere per forza seguita passo passo per essere possibile nella società è proprio questo, cultura, educazione, che forse è una cosa che manca già probabilmente dalla scuola, dalle elementari, non ci insegnano a stare insieme, a confrontarci, ad aiutarci nell'inclusione. C'è qualche passaggio che manca, ecco, da questo Sì, punto di vista. assolutamente sì, infatti come, sia come Sidi, ma insomma che come persona cerchiamo di prendere la catena proprio dalla scuola, dall'università soprattutto, e per poi portarla appunto avanti in modo tale che tutto diciamo venga facilitato, ecco. Quindi assolutamente abbiamo tante, tante competenze da mettere insieme, soprattutto quelle anche come voi, prima di tutto di creare queste occasioni di incontro che sono fondamentali. Ho seguito tutte, diciamo, le vostre puntate, quindi vari spazi, perché ciascuno veramente ha da raccontare e si può prendere, no? Può contribuire a modo proprio, secondo le. Quelle che sono le proprie capacità, le proprie competenze, insomma, non, Io adesso quindi. lancio una bomba, una piccola provocazione dicendovi, io inserirei un po' di ora di inclusione nel programma scolastico, cioè farei proprio delle lezioni durante l'anno scolastico di materia inclusione, perché secondo me solo così si riesce a fare qualcosa, perché È un'altra cosa che loro non... Sì. aggiungo velocemente, è una cosa insopportabile, il fatto che a scuola ci insegnino ancora il latino, che insomma, vabbè, e non ci sia nessuno che abbia, magari c'è chi ci ha pensato, ma la cosa non è stata ancora attuata, insegnare la lingua dei segni, in modo che veramente, per esempio, un'altra cosa importante, che non ci sia più questo mondo chiuso delle persone che vivono la sordità, ma piuttosto che ci si possa relazionare e comunicare, perché anche i bambini da piccoli imparino la lingua dei segni. E poi c'è anche questo discorso che non c'è una lingua dei segni, insomma, per tutta l'Italia unica. Sono problemi che forse si risolverebbero anche con semplicità. Le soluzioni sono semplici, però non ci si arriva ancora, non ci si muove in questo senso. Che dici, Palma? Sì, sono d'accordo. Diciamo che spesso, ecco, anche nella scuola, quindi soprattutto nella scuola, dove poi è il centro un po' della formazione, no? Di quello che poi sarà l'adulto di domani, nel momento in cui c'è un bambino, bisogna integrare un bambino con disabilità, ecco, si pensa quindi all'aspetto sicuramente didattico di accessibilità per la persona, e lì quindi ci sono le insegnanti di sostegno, fanno un lavoro sicuramente egregio, ma un qualcosa, ecco, che manca è proprio l'educazione, come trattare in qualche modo, cioè come relazionarsi, no? Trattare, come relazionarsi. Ecco allora la materia dell'inclusione che diceva Stefano. Tanto è che anche mia figlia, la prima cosa che mi ha sollevato è proprio questa. Dice: mamma, abbiamo un bambino che ha queste problematiche in classe, ma nessun insegnante ci ha detto come ci dobbiamo comportare in base a quello che ha. Quindi proprio per evitare, allora, non avendo questo tipo di insegnamento, ma io non dico che debba durare chissà quanto, no, però proprio un po', cioè le basi, perché poi si scoprono solo vivendo in qualche modo alcune cose. Però questo, che cosa, l'assenza appunto di questa abilità, se vuoi, questa capacità, cosa comporta? O la chiusura, perché per la paura di interagire, allora si tende, diciamo, ad allontanare la persona, no? Quindi il ragazzino, l'alunno.
Altrimenti poi insomma viene tutto messo un po' al buon cuore, ma col buon cuore non si risolvono, cioè per carità, il cuore ci deve essere sempre su tutte le cose, cuore e passione su tutto quello che si fa, però ecco, laddove appunto si crea il futuro di domani, sono convinta, diciamo, che si può fare molto. Già come SIDI, ma sulle scuole si sta facendo qualcosa, ovviamente soprattutto poi dopo sulle università, perché cerchiamo ovviamente di orientare appunto, soprattutto per il mondo del lavoro, le persone. E facciamo quindi un lavoro un po' più capillare lì, ma sono assolutamente d'accordo che bisogna andare, partire dalla radice, però partire, ecco, non visto che insomma sembra che poi le priorità nella vita sono sempre altre, ma era proprio quello che dicevo all'inizio, no? Perché si pensa che questa è una problematica soltanto di alcune persone, poche persone. Quando si vede invece che le problematiche interessano, ecco, tutta la popolazione o la gran parte della popolazione, ma guardiamo questo Covid, ma non siamo tutti fragili in questo periodo? Quindi, cioè, stiamo parlando proprio di iniziative e di un'attenzione che deve riguardare tutti, cioè perché tutti possono venire a contatto con appunto delle situazioni che necessitano di un sostegno in qualche modo. Quindi, anche perché la conoscenza ti permette di approcciarti con una certa facilità alle cose. La non conoscenza è quella che crea lo stereotipo, la barriera, ed è quello che appunto era successo tanti anni fa, appunto a me, e per cui Oggi, la... dobbiamo Oggi combattere. ritieni. Scusa Stefano se ti rubo anche un altro minutino, ma mi è Prego. venuta questa domanda. Oggi ritieni che rispetto a prima l'approccio alla disabilità della società, fra virgolette, chiamiamola così, dei normodotati, non mi piace per niente questo termine, sia diversa, sia migliorato qualcosa rispetto a prima, proprio Sì, nel modo. assolutamente, assolutamente è migliorato per il discorso che ti dicevo, perché c'è tanta informazione, c'è formazione oggi e diciamo informazione. E questo aiuta, aiuta. Lo vedo nell'approccio appunto della nuova generazione, di come la diversità ormai sia entrata un po' come vocabolario, no? Quindi come parola. Quindi la differenza la vedo durante la mia infanzia, anche adolescenza, comunque sempre l'occhio delle persone puntato, non è stato semplice, soltanto devo dire, non, come si dice, non mi voglio elogiare da sola, ma sono stata abbastanza determinata nel farmi scivolare addosso appunto commenti o quant'altro. E lì, ripeto, lo fa la formazione e l'informazione, ma la stessa RAI che ha cominciato, cioè presentava un modello di comunicazione, quindi all'inizio proprio, dove tante forme di diversità non venivano presentate, anzi, se ne tenevano bene. Poi piano piano, e vuoi le Paralimpiadi, e vuoi tutta una serie di programmazioni, perché è inutile dirlo, la televisione, oggi i social fanno cultura, quindi abbiamo una grossa responsabilità quando usiamo le parole e anche quando le usiamo a sproposito, perché anche no, poi scadere nelle ostentazioni. Ecco, un'altra cosa, io non amo l'ostentazione, quindi delle forme di diversità, non sono una persona e parlo anche a nome, diciamo, dell'associazione, cioè noi cerchiamo di tutelare i diritti delle persone non attraverso barricate in strada, è una cosa che non. Cioè, capisco chi è esasperato e quindi va a rivendicare in piazza, ma non ritengo, non, cioè non appartiene a me personalmente questo modo di fare,
ci metteremo un po' più di tempo, probabilmente, no? Perché le cose dette un po' a brutto muso, non lo so, ecco, quanto effetto, che cassa di risonanza può avere chi va in piazza. Ma oggi probabilmente è più semplice far passare determinati messaggi sui social che andare in piazza, ora a prescindere dalla pandemia. E per cui sì, sono veramente positiva, positiva, però ricordiamoci sempre che l'atteggiamento delle persone, e soprattutto delle persone con disabilità, che spesso sono incacchiate, no? Sono arrabbiate, demotivate quando, ecco, qualche porta in faccia viene sbattuta, perché viene sbattuta, non è che viviamo nel mondo dei balocchi. Però la determinazione, quella deve essere fondamentale, cioè bisogna in assoluto, che poi trovo che siano persone più, cioè siamo appunto persone più motivate, persone in qualche modo, perché devi sempre far capire che stai, diciamo, no, no, che stai. Dimostrare qualcosa. Esatto, sì, cioè è una sfida continua, quindi no ostentazioni, non siamo tutti, Stefano, mica perché siamo tutti, che ne so, campioni paralimpici oppure campioni, però nel nostro piccolo, secondo me, abbiamo veramente tutti, qualcosa, diciamo, da far venire fuori, da condividere con gli altri, quindi assolutamente, assolutamente sì. Quindi la passione di Stefano nel cercare nuovi amici è proprio il pensiero che dice, è appunto la condivisione, cioè prendere forza da chi condivide con te, condivide, oppure insomma spesso insomma, si possono avere anche opinioni differenti, ma comunque si discute e si prova a raggiungere Confrontarsi. Guarda gli obiettivi. Anna, io avevo preparato dal mio punto di vista un altro paio di domande per Palma, non gliele faccio perché dal mio punto di vista l'intervista può finire qui, non tanto per i complimenti finali che lei mi ha fatto, anzi, non per quello, ma perché credo che i messaggi che Palma ci ha lanciato, io credo che possano bastare dal mio punto di vista. Penso che la gente che ci sta ascoltando possa andare a cena tranquilla con questi messaggi nel cuore e posso andare a cena veramente contenta, visto le cose bellissime e che condivido in larga parte che ci ha detto Palma. Anna? Beh sì, lasciamo andare la gente a cena, va bene, ma io sono convinta che insomma con Palma potremmo anche fare un'altra puntata più in là, perché immagino che ci siano, immagino, credo, so che ci sono anche tanti altri argomenti che potremmo toccare insieme a lei, e lei è veramente una persona molto propositiva, ha molto da insegnare, può essere veramente un grande esempio di donna. E quindi io rimando le altre domande, me le tengo buone per un'altra volta e conto che ci sarà. E ti ringrazio tantissimo, Palma. Ci ha fatto Grazie, veramente piacere, sono stata. ringrazio voi, siete insomma due persone, ora ci scambiamo un po' di complimenti, ma sono sentiti, vi auguro un buon Natale e buone feste a tutti, considerando anche un po' la situazione contingente che è particolare, ma cerchiamo sempre di prendere del buono da quello insomma che la vita ci dà, non Un buon assolutamente. Natale anche a te e alla tua Grazie. famiglia, sarà un Natale un po' più così, come un caffè ristretto, però Assolutamente, un assolutamente. pochino più tra di noi, però sarà sicuramente più vero, più Palma, da parte sentito. mia, davvero grazie Grazie, da parte grazie mia. mille. Anche io colgo l'occasione per fare gli auguri a E tutti. naturalmente un buon Natale anche da parte mia e da tutti coloro che ci hanno seguito, ascoltati e commentati, perché i commenti sono stati davvero tanti, davvero molto belli, tra l'altro anche di amicizie comuni che io e te, Palma, abbiamo, come per esempio l'amica Manuela che ha commentato questa nostra diretta e che approfitto per salutare. Saluto naturalmente anche tutte le altre persone che ci hanno seguito in diretta. Ciao a tutti! Grazie,
Grazie, grazie mille.